pomeriggio dallo stadio Via del Mare di Lecce. Un saluto becco celeste da parte di Luigi Sinibaldi. In campo Lecce e Lazio, torna la Serie A. Tutto ok, bandierina a posto e si può partire in lieve ritardo, non certo per responsabilità delle due squadre. Via, partiti per questo match subito. Lazio avanti con il lancio lungo di Alessio Romagnoli. Sul pallone Cataldi, pallone direttamente in aria, Casale, Falcone a mettere il pallone in calcio d'angolo, occasionissima per la Lazio dopo 6 minuti, il miracolo di Falcone sul colpo di testa, botta sicura. Poi Casale, pallone lungo, non male per Immobile, sono irregolare, Immobile! E subito gol del vantaggio biancoceleste al 14esimo con Ciro Immobile. È una sentenza, non sbaglia mai. Pallone di Casale che arriva, Immobile che in diagonale ha sorpreso Falcone. Avanza ancora Sergio, il cross in aria, ancora Immobile! Al volo e palla sul fondo, un'altra grandissima giocata in profondità. Pedro intanto fa partire Lazzari che va in campo aperto, non lo prende Hjulmand. Lazzari, un cost to cost per lui, ancora Lazzari, area di rigore, palla sul secondo palo, Zaccagni, Murato, Bošić e palla sul fondo. Chance clamorosa per la Lazio per il 2-0 al 24esimo. Dalle parti di Milinkovic che stacca di testa, finisce però qui il primo tempo che finisce con la Lazio in vantaggio di un gol, 1-0. Tanto l'errore di Cataldi proprio per servire Di Francesco, cerca il tiro in porta di Francesco, Provedel si fa vedere ancora una volta e poi Pedro lascia lì il pallone, c'è però Gonzales, Milinkovic credo che non ce la faccia più, occhio a Di Francesco, Provedel, attenzione, e poi il gol di strefezza per il Lecce, gol di strefezza, 1-1 e al 12esimo della ripresa arriva il pareggio del Lecce con strefezza, con una serie di imbucate laterali di Francesco prima, poi strefezza dopo il miracolo di Provedel. Con tutti fuori dalla rigore al momento, poi possibilità per il colpo di testa di Casale, Immobile bloccato e palla sul fondo con deviazione. Non c'è deviazione secondo Marinelli. Ritorna con Hjulmand nell'area di rigore di Provedel, di Francesco, cerca il tiro in porta, il gol. Il gol di Colombo, gol di Colombo proprio mentre si era fatto male strefezza, ne segna il suo quarto gol all'interno di questa Serie A. Ancora lui, Lazzari, e finisce qui il match, finisce 2-1.